Ciao! Oggi vi faremo vedere come fare un coniglietto per la Pasqua con dei bonbon, carta e dei bottoni. Questo è Arte Green, io sono Ioana. E io sono Alicia. Questo è il lavoretto che noi stiamo preparando perché poi vogliamo per la pasta preparare, diciamo, un centro tavola. Se vi piacciono questi tutorial, iscrivetevi al nostro canale YouTube e seguiteci anche su Instagram. Materiale occorrente per fare il coniglietto, diciamo, di Pasqua. Cola a caldo, la lana per fare pompon, una forma con cartone per fare pompon. Potete vedere nel video che abbiamo già fatto nel nostro canale YouTube. Due bottoncini per fare gli occhi, questo è color nero, un bottone rosa per fare naso, un pezzettino di spago bianco, due forme per fare orecchi, come vedete questa cosa qui, un foglio magari riciclato bianco e un pezzettino di giornale color rosa, forbici e una matita. Prima cosa che dovete fare un pompon più grande, questo sarà il corpo del coniglietto e questo più piccolo che sarà la testa. Poi dovete fare anche ultimo che farà la coda. Vi farò vedere come si fa piccolino più veloce, non c'è bisogno di una forma. Allora prendiamo la lana e arrotoliamolo attorno ai diti, dobbiamo farlo abbondante così la codina viene bellissima. Una volta fatto togliamolo, tagliamo pezzettino, leghiamolo nel mezzo, stringete forte e ora tagliamolo da una parte e dall'altra parte, facciamo la forma. Codina deve essere più piccola, quindi potete tagliarlo, potete continuare fino a ancora più piccolo. Una volta preparati lasciate col filo. Perché? Perché ora andiamo a legare corpo con la testa. Tagliamo. Ora dobbiamo attaccare la codina. Qui ci serve lo stecchino. In questo modo, vedete, abbiamo inserito la codina. Allora ricopiamo il orecchio, questo sarà bianco e questo, diciamo, possiamo direttamente tagliare, che deve essere interno dell'orecchio. Tagliamo due, come anche questo bianco, tagliamo due. Una volta fatto, cosa basta? Basta solamente incollare con la colla interno dei orecchi, poi pieghiamo in questo modo e abbiamo preparato due orecchi. Mi raccomando, questo foglio dovrebbe essere rigido perché deve tenere orecchi in su. Incolliamo qua e mettiamo anche attorno. Stessa cosa con quell'altro. Ora prendiamo spago, abbiamo piegato, prendiamo il bottone che farà da naso colla. Questo saranno i baffi, tagliamo e facciamo più piccoli, cola a caldo e nostro nasino, tipo strass, tipo bottoncini se trovate. Il nostro coniglietto, come vedete, carino. Avete visto come è venuto carino questo piccolo coniglietto? Allora, sicuramente i vostri figli vi hanno detto: mamma, andiamo a prepararlo, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su Instagram e visitate anche il nostro sito web. Al prossimo video vi aspettiamo qui, ciao!